Oh, baby! No! Cavolo, ho fatto la pro playata, ho fatto double kill più ucciso il drone e raccolto io il coso che bisogna raccogliere, insomma. Bella a tutti compagnie, qui il vostro Chiesa che vi parla, bentornati con un nuovo video. Oggi ragazzi vi presento Ironside, un nuovo FPS completamente gratuito, disponibile attualmente in open beta, che se vi interessa trovate qui sotto il link in descrizione dove poterlo scaricare. E perché questo titolo mi ha attirato talmente tanto da portarlo sul canale? Perché semplicemente è una sorta di clone di Call of Duty. Sia ben chiaro, clone di Call of Duty in senso positivo, cioè come complimento, perché dai gameplay che ho potuto vedere e da quello che ho potuto provare prima di registrare questo video, ha tutte le meccaniche di Call of Duty, ma per il mio bilanciato nel modo perfetto, perché come vedrete a breve il gameplay è molto frenetico ma neanche troppo caotico, non ha robe chissà quanto futuristiche ma al contempo stesso non ha un gameplay noioso e ripetitivo. Le mappe sono davvero stupende, io ne ho giocate tre e sono tutte quante bellissime perché sono disegnate nel puro stile di Call of Duty. Ma senza perdere altro tempo vi faccio vedere subito com'è questo Ironside. Ok ragazzi, eccoci in partita, facciamo le motte di sedersi per aspettare l'inizio del turno e andiamo. 3, 2, 1, fight! Ve lo dico sin da subito, ho giocato pochissimo questo titolo, non so minimamente come siano fatte le mappe, perciò vado in giro alla caso e spero di non beccarmi qualcuno in faccia. C'è qualcuno qua dietro. Porca! Quanti? Non era solo uno. Ok, double kill, perfetto. Quanti cavolo sono questi? In quanti vanno in giro? Come potete notare, sin da subito, il gameplay di questo Ironside è molto vicino a quello che è il gameplay di Call of Duty. Scusate se ho urlato, ma tipo c'avevo il volume a 800.000. Wow, headshot bitch. È un gameplay che per quanto sia frenetico non è neanche sin troppo caotico, perché bene o male riesce a capire quante gente c'è lì ogni volta. Beccatevi questo, ho lanciato la granata nel punto sbagliato, grazie mille. E io poi ragazzi su PC faccio schifo, c'ho una mira che è letteralmente storta. Scusate un attimo, mi campero perché devo aspettare che mi si refulli la vita. Dai, su su su, veloce. Credo che un mio compagno abbia attivato l'UAV, credo. Preso, dai così. Giustamente questi qua sono più forti di me. Zio, c'è lì una granata, non so se te ne eri accorto, penso di no. Io me ne vado giù. Ma è possibile che ogni volta che scavalco di qua c'è qualcuno? Cioè, che cavolo? Sì! Questo è uscito già sapendo dov'ero e mi ha one-shottato. Ah, c'ho le ricompense, sì, perché giustamente un Call of Duty che si rispetti c'ha anche le ricompense. Io adesso c'ho questa. Ma che cavolo? Io davvero non riesco a capire perché ce l'avete così tanto con me. Allora, chiamiamo la ricompensa col 5, che se non sbaglio è il missile, vero? Ok, sì, dove lo possiamo sparare? Perché non credo che attraversi le finestre, forse sì, vai. Yes! Poi abbiamo il 6 che non so cos'è. Ah, ciao! Cucciolo, vieni con me, dai. Preso uno, mamma mia, ragazzi, qua ho fatto una place da 10 lode, lasciatemelo dire. Assist, mi va bene. O se scavalco e sbuca qualcuno mi incazzo, Preso uno, zio, ce l'hai di qua? Te ci muori, maledetto. Morici, maledetto. No. Uno preso, levati dalle palle. Permesso. Assist. Ce n'è uno che mi segue. Eh sì, dropshot ti metti pure a fare. Proprio Call of Duty. Cioè, ragazzi, letteralmente non so cosa dire perché è più i momenti in cui devo sparare e muoio o che altro. Spavento. No, come abbiamo perso? 91 a 100, dai, non male. Sono arrivato primo in classifica. E come un normale COD che si rispetti, ci sono le emote da bimbi minchia. Vi faccio vedere un po' come funziona questo Ironside. Questo è il loadout, che è praticamente la vostra personalizzazione del soldato. Qui potete personalizzare la vostra arma, che obiettivamente ce ne sono abbastanza. E soprattutto quello che più mi piace è che sono variegate. Ci stanno mitragliatori pesanti, cecchini, mitragliette, fucili d'assalto. Se non sbaglio non ci stanno i pompa, adesso che ci faccio caso. Eh sì, in effetti non ci stanno
cannone pompa. Però come potete vedere le armi sono davvero numerose. Oltre a quello ovviamente potete personalizzare con compensatori, mirini eccetera eccetera. Poi vabbè ci stanno l'arma secondaria, il melee e le granate. Inoltre potrete personalizzare anche il vostro personaggio, modificare le vostre ricompense, come adesso io ho messo questo drone che praticamente tu lo lanci e va addosso a un nemico, lo strike drone che è praticamente un attacco aereo e così via, insomma le classiche ricompense che si vedono su ogni Call of Duty. Le emote io neanche le conto e per finire troviamo le skill che sono praticamente i perk. Cosa molto carina è che i perk sono limitati, nel senso oltre a essercene solamente 3, in questa casella troverete determinati perk, nella seconda ne troverete altrettanti esclusivi e così via. Difatti se io ad esempio qua decido di prendere questo che mi dà meno rinculo, devo rinunciare alla velocità di ricarica o alla velocità di mira. Insomma di per sé è a tutti gli effetti un clone di Call of Duty, ma personalmente come titolo lo trovo davvero fighissimo e non sto facendo product placement, giusto per precisare. Vi basti solo vedere che io che su PC non ci so giocare, su questo Ironside mi ci trovo davvero bene a giocarci. Ok ragazzi, ci troviamo in un'altra partita in una mappa che non ho mai giocato in vita mia e sembra tanto una mappa di Modern Warfare 2. Dobbiamo prendere questo obiettivo qua. Oh oh baby. No, cavolo, erano tutti spawnati davanti a me. Morici? Perché stai evocando sti droni qua? Oh. Ma voi chi cavolo siete? No, ho raccolto un'arma da terra, sorry. Ridammi... Vabbè, teniamoci quest'arma, dai. Aspetta, ce n'è uno qua. Buongiorno. Oh, calmi, ragazzi. Non ho capito che cavolo di modalità sia. E io c'ho... E vabbè, però, non ci muore. Guarda di quanto! Un centimetro! No, 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 no. Che cazzo era quello lì? Cioè, praticamente dobbiamo, tipo, uccidere sti robot, da quello che sto capendo. Pure la tempesta di sabbia ci si mette? Già non so giocare, non vedo i nemici. Poi ci metti pure te. Salve. No, 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 via, 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 via. Preso. Aia. Ma la vuoi smettere di spararmi, il robottone del cazzo? Sembra una modalità, tipo, PvE, nel senso... Da dove cavolo sei uscito tu? Mi sono spaventato tantissimo. Dicevo, sembra una modalità PvE dove praticamente noi dobbiamo uccidere questi robot e raccattare le loro non so cosa. Per essere la prima volta che gioco a questa modalità la sto trovando davvero carina. Ma ho capito, ma muorici, cavolo. Oh, l'uccisione di granata. Qua te la becchi tutta in the face. Ti becchi questo. Ma morici, porca miseria, quanti hitmarker devo fare a quello perché ci muoia? È vero, aspettate, io ho le ricompense da chiamare. Ne spariamo una qua, una qua, boh, qua, così. Vai, cioè, hanno chiamato la ricompensa quella del Vulcan, mortacci vostra. A parte che ce l'ho anch'io. Ah, hello, motherfather. Venite qua. Vieni fuori. Va, ammazzo tutti quanti dal primo all'ultimo. Preso. Ragazzi, ma quanto è carino sto gioco. A parte che stanno camperando tutti là dentro. Ma io vi colpisco comunque, sono troppo forte. Preso. Ah, c'è vero, c'è il robottone. Aspettate, ma arrivo ad aiutarvi. Poi c'è un'altra ricompensa. No, 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 stavo leggendo, porca miseria. Stavo letteralmente leggendo che tasto devo premere per la ricompensa, che è il numero 5. Toh, cos'è questo robo qua? L'ho provato a mettere adesso. Cosa cavolo è? Marici, no, 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 no. Perché io ne ammazzo uno e comporre sempre l'altro? Preso. Oh, baby! No! Cavolo, ho fatto la propleiata, ho fatto double kill più ucciso il drone e raccolto io il coso che bisogna raccogliere, insomma. Sto drone qua che non ho ben capito cosa cavolo sia, io so solamente che va in giro. Ah, ho ucciso uno, lol. Oh, abbiamo vinto! Sì! Dai, è così! 21 kill, dai, non male. Shakera, shakera, shakera! Bellissimo sto balletto. Abbiamo portato il Vector a livello 4, perché non mi ricordo se ve l'ho detto, ma per mettere, ad esempio, il silenziatore roba così, dovete far salire di livello l'arma. Comunque, bella partita, soprattutto bella modalità, perché era davvero un miscuglio tra PvP e PvE. Davvero complimenti agli sviluppatori di Ironside. Ragazzi, il video finisce qua, spero tanto che vi sia piaciuto, in tal caso fatemelo sapere con un bel mi piace ed un commento dicendomi voi cosa ne pensate di questo Ironside. Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, passate dalla pagina Facebook, dal mio profilo di Instagram che trovate qui sotto in descrizione. Mi raccomando, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui prossimi video. Io come al solito vi ringrazio di cuore per avermi seguito e noi ci vediamo con un prossimo video, sempre by Bad Company Italy. Everybody, everybody, everybody.